ci siamo dati un argomento che è tra i più terribili della storia della cultura occidentale. È l'argomento della causalità. Al liceo non si fa filosofia in Italia, nella scuola pubblica statale, perché si rende omaggio a Hegel, il quale riteneva che la filosofia non è nella storia ci sono le filosofie. Allora in Italia si fa storia delle filosofie, ma non si fa filosofia, noi qui la facciamo. E un argomento che ci insegue da quando avevamo 16 anni è: ciò che è mosso da altro. Tommaso direbbe: quid quid movetur, ab alio movetur. E sia Aristotele che Tommaso d'Aquino ritengono che la causalità sia un principio primo, vale a dire che è immediata la percezione intellettuale dell'oggetto modificato e il modificante, cioè il responsabile della modificazione dell'oggetto. Ma nel XVIII secolo David Hume è intervenuto a criticare il cosiddetto principio della causalità o principio di causalità. Io sono aristotelico tomista, mi dispiace far fuori sia Aristotele che Tommaso, ma farò fuori anche David Hume, spero, con voi. Per David Hume, io nel tempo T1 vedo il fuoco, nel tempo T2 vedo la pentola, nel tempo T3 vedo la pentola sul fuoco, nel tempo T4, facciamo T5, nel tempo T5 vedo che bolle l'acqua. E arbitrariamente e per semplificare i passaggi dico che il fuoco è causa dell'ebollizione dell'acqua. In realtà, dice David Hume, io vedo un prima e un dopo e arbitrariamente trasformo questa cronologia in una causalità, quindi inventata da me. Trasformo il post hoc in un ergo propter hoc. La causa è una invenzione dell'osservatore che vede esclusivamente un prima e un poi. La causalità, secondo David Hume, è una finzione del nostro cervello, lui lo chiama intelletto, ma pensa al cervello, è un empirista inglese, quindi al di là di visto, udito, odorato, gusto e tatto non c'è niente, quindi l'intelletto non esiste, esiste il cervello. Quello che noi registriamo sperimentalmente è un susseguirsi di fatti. Noi li mettiamo insieme e inventiamo la causalità. Ha ragione David Hume quando dice che non è intrinseca la causalità, il rapporto tra fuoco e effetto dell'ebollizione dell'acqua. Certo, ha ragione.
Sbaglia dove? Sbaglia nel negare relazione tra una realtà modificata e la responsabilità del mutamento. Noi vediamo una porta, quindi la porta cade sotto i sensi, uno dei cinque sensi, uno dei 21 sensi, dipende dalla tassonomia che uno adotta. Qui normalmente usiamo quella di Aristotele, quindi visto, udito, odorato, gusto e tatto. In una seconda battuta io vedo la porta aperta, vedo con questi occhi, tocco con queste mani, annuso. E mi fermo a pensare. Perché? Perché dico, da dove viene la 2, l'esperienza numero 2? Da dove viene il fatto che la porta è da me registrata come porta aperta, ricordandomi, attenzione perché la memoria qui è fondamentale, ricordandomi che la porta che adesso vedo aperta era quella di prima, porta anche se non era aperta. Il fatto di essere aperta non dipende dall'esperienza numero uno, dal fatto che quella sia una porta. Da dove viene l'esperienza numero due? Non è riferibile all'esperienza numero uno. Io entro in crisi, in filosofia si usano parole strane, entro in aporia, entro in contraddizione, che però essendo apparente, perché l'ho risolta, si chiama aporia, che vuol dire alt, da qui non passi. E nella contraddizione non si può stare. Se non si risolve la contraddizione con una inferenza, inferenza vuol dire passaggio mentale che ammette tutto ciò che serve per poter dire coerentemente quello che vi ho affermato prima, se non riusciamo a risolvere la contraddizione, dobbiamo negare la 2, e qualcuno ha negato la molteplicità e il divenire, è anche evidente, si chiama Emanuele Severino, anticamente si chiamava Parmenide. Se la esperienza numero 2, porta aperta, non dipende dal fatto di essere porta, da cosa dipende? Dipenderà da altro rispetto alla porta. Questo altro dovrà essere così presente alla porta, state attenti ai gesti, dovrà essere così presente alla porta da giustificarne l'apertura. Chiamiamolo immanenza, i filosofi usano parole un po' strane. Immanenza vuol dire star dentro. E dovrà essere così altro dalla porta da non rientrare nella definizione di porta da cui siamo partiti per scoprire altro rispetto alla porta. Chiamiamo questa alterità trascendenza, che vuol dire altro da. Perché ho fatto questo gesto? Perché normalmente voi vedete uno che apre la porta, ma state attenti che il discorso inferenziale è un discorso metafisico, perché se fosse fisico non mi avrebbe causato tremore al cervello, all'intelligenza. Avrei risolto in sede esperienziale i miei problemi intellettuali, invece ho dovuto far funzionare l'intelletto inferenziale per scoprire ciò per cui era possibile affermare l'apertura della porta. Quindi questa alterità, che chiamiamo causa, causalità, questa alterità non cade sotto i sensi, è cade soltanto sotto l'intelletto inferenziale. Quindi non è la mia porta che apre la non è la mia mano che apre la porta, perché la mia mano si vede invece
La causa dell'apertura della porta è pensata. Quindi potrebbe essere stato il vento, potrebbe essere stata la mia gatta, potrebbe essere stato, che so io, tutti quegli aggeggi elettronici che ci sono adesso e che non cadono sotto i sensi attuali. Quindi la causalità, se non è rapportabile alla fisicità che è la mia mano, attenzione che è esclusiva di tutti gli altri oggetti visibili e che appartengono al fenomeno della porta aperta, compresi i cardini, perché la porta non si potrebbe aprire senza i cardini, ma i cardini non sono causa dell'apertura della porta, compreso il pavimento, che se c'è, mi permette di aprire la porta, ma non sarebbe possibile aprire la porta se non ci fosse il pavimento, idem per il soffitto, idem per le altre cose. Chiameremo tutte queste nominate, le chiameremo concausalità, ma quello che è importante è scoprire che è pensabile la causalità, con buona pace di David Hume, il quale riteneva che è semplicemente un accorciamento di ritmi cronologici, è una abitudine che noi abbiamo di considerare che l'acqua bolle perché è acceso il fuoco, e quindi in David Hume non c'era la causalità intrinseca alla molteplicità e al divenire. E invece con questo tipo di ragionamento noi non vediamo la causa dell'apertura della porta, ma la pensiamo. Vorrei riassumere cronologicamente il discorso per un motivo che si comprenderà tra qualche minuto. Io vedo la porta e la affermo, vedo la porta aperta. Il fatto di essere aperta non dipende dal fatto di essere porta, ma dipende da altro. E questo altro dovrà essere così presente alla porta da giustificare l'apertura. E così altra dalla porta da non rientrare nella definizione della porta stessa. Io sono capace di affermare come primo atto del mio intelletto che la realtà c'è. C'è l'essere, c'è qualcosa. E questo qualcosa mi appare immediatamente come una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette cose. L'essere è molteplice e diveniente. Una, due, tre cose e si modificano nel tempo. Da dove viene il fatto che l'essere è molteplice e diveniente? Il fatto di essere molteplice e diveniente non dipende dal fatto di essere essere, perché mi ricordo che l'essere era affermabile anche a prescindere dalla sua determinazione: essere telecamera, essere uomo, essere pavimento, essere foglio, essere parete. Il fatto di essere molteplice e diveniente non dipende dal fatto di essere essere, perché l'essere è affermabile anche a prescindere dalle sue determinazioni. Quindi il fatto di essere molteplici diveniente non dipende dal fatto di essere essere, dipende da altro. Altro dall'essere. Emanuele Severino, avrei quei pochi capelli rimasti completamente in piedi, Parmenide urlerebbe: doxa, doxa, opinione, opinione, testa matta, perché gli uomini per Parmenide hanno due teste, una che è la Aletheia, che dice la verità, l'essere è appunto. E l'altra che può dire quel che vuole: questo qui è un salame, questo qui è un elefante, questo qui è un salvagente. L'affermabilità della molteplicità del divenire per Parmenide è un'affermazione pazza, ma se consta immediatamente, c'è mica bisogno di dimostrare che sto qua a parlare davanti a una telecamera. Questo che è altro dell'essere molteplice diveniente. Non è altro dall'essere c'è cioè non essere. Questo altro
In filosofia si chiama analogia entis, vale a dire che la parola essere, che noi applichiamo all'essere non molteplice e non diveniente, è la stessa parola che usiamo per dire l'essere molteplice e diveniente. Questa analogia dell'ente c'è nel mondo cattolico, non c'è nel mondo luterano. Non c'è in tutte quelle culture che negano la molteplicità del divenire. Un miliardo di indiani che pensa che questo è detto per chi è vittima del velo di Maya. Vabbè, vedremo. Questo essere non molteplice e non diveniente, necessario all'essere molteplice e diveniente per poter essere affermato come molteplice e diveniente senza contraddizioni, dovrà essere così presente ad ogni cosa chiamata essere, chiamata cosa, dovrà essere così presente a tutto ciò che è nominabile come realtà, come cosicità, da costringerci a non poter ammettere neanche l'esistenza di questo foglio senza affermare l'esistenza di altro. Che, ripeto, non è altro dall'essere, è semplicemente altro rispetto a questo tipo di essere, quindi abbiamo scoperto almeno due tipi di essere, e ce ne sono tanti di tipi di essere, e in queste conversazioni abbiamo già un pochino imparato a destreggiarsi in merito. D'altra parte, come non è la mia mano che apre la porta, come non posso dire che la mia gatta, ma posso soltanto dire che c'è qualche cosa che permetta alla porta di essere detta aperta, così questo essere non molteplice, non diveniente, che chiamiamo trascendente, è talmente altro da questo essere che è il nostro punto di partenza, e il nostro essere molteplice e diveniente, che è il nostro punto di partenza, che ci ha portato all'apoi e che abbiamo risolto con differenza, sarà così altro da non poter essere immaginabile, come vedendo la porta aperta io non posso neanche immaginare, e sbaglierei, se immaginassi la mia gatta o il vento o la mia mano come responsabili dell'apertura della porta. Posso soltanto dire che c'è altro rispetto alla porta aperta. Questa indicibilità del essere non molteplice, non diveniente, ci è stato insegnato, per esempio, dal mondo giudaico, che non nomina mai questa roba qua. In Occidente sì, lo si nomina, si chiama Dio, boh, si fa presto, sì, ma dentro la parola Dio ci sono talmente tanti contenuti che uno può benissimo anche bestemmiare con tutti i contenuti che sono stati messi dentro questa parola. L'essere è molteplice e diveniente. Il fatto di essere molteplice e diveniente non dipende dal fatto di essere essere, perché mi ricordo che l'essere era affermabile anche a prescindere dalla sua molteplicità e dal suo divenire. Quindi, se la molteplicità e il divenire dell'essere non dipende dall'essere, dipende da altro, che sarà così presente a quel tipo di essere molteplice e diveniente da giustificarne la molteplicità e il divenire. E dovrà essere così altro dall'essere molteplice e diveniente da non essere né configurabile con la fantasia, né tantomeno sperimentabile. Secondi, mi sono costati 2 anni di riflessione. Tu dicevi che sembra il discorso di un pazzo. Beh, pensateci un po'. E un altro diceva: sì, ma quale risonanza ha nella mia vita il teorema della immanenza e della trascendenza dell'essere non molteplice, cioè uno, e non diveniente, cioè immobile, quale riflesso ha nella mia vita quotidiana? Dalla psicologia sperimentale,
sappiamo che nessuna idea incide nella nostra esistenza se non è prima passata attraverso la fantasia e la emozione. Certo, per un cristiano è facile identificare questa roba qua con un essere umano che si chiama Gesù. Quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo toccato, quello che noi abbiamo udito è la prima lettera di Giovanni. E per loro è facile, ma per chi non è credente, quale senso può avere questo teorema? E beh, diciamo che potrebbe inizialmente sembrare quella dimostrazione che io feci, dimostrazione del volume della sfera, 4 terzi pi greco R3, 55 minuti ci vogliono. Alla fine non è che io abbia leccato la sfera, perché la sfera non c'è. Dico, ci sarà questa boccia, ma la sfera di Euclide non esiste, se non come ente razionale, non è un ente reale. Questo invece non è una dimostrazione che in sé è coerente come quella del volume della sfera 4 terzi pi greco R3. Questo è un tipo di discorso che approda alla realtà, approda all'essere. Quindi, se vogliamo chiamarlo Dio, non è che si crede in Dio. Si potrà credere nell'amore, si potrà credere nel Padre, si potrà credere in Gesù. Qui c'è un tubo la fede. Dio si dimostra, è oggetto di dimostrazione, se vogliamo chiamarlo con questa parola indoeuropea, che a me non piace neanche. Io non lo so come voi, magari giovani, trasformerete in emotività, in fantasia, questo tipo di discorso. Però sta in piedi. Io ho una certa età, da quando l'ho sentito per la prima volta, che ho fatto un salto così dallo spavento, e parlo di 45 anni fa, credo. Ed ero già credente, io sono cristiano di fede. Io non lo so come per voi sarà possibile tradurlo come è stato tradotto in me in una sensazione della onnipresenza di questo essere con altro tipo di essere e che fa piacere. Poi certo sono facilitato anche come cristiano, per cui diventa anche fantasmaticamente più facile, però credete, anche a livello teorematico c'è la possibilità di trasformare poi in abitudine mentale questo tipo di rapporto di coesistenza tra questa realtà quotidiana. Parlo di questa parete, parlo del terremoto, parlo di qualunque malattia, e questa copresenza di un essere indispensabile all'essere molteplice diveniente, pur essendo gratuita la realtà di questo essere, e ne parleremo di questa gratuità dell'essere molteplice diveniente rispetto a questo essere da cui la molteplicità e il divenire dipende. Per cui vi invito anche alla fantasia. Arrangiatevi, se non siete credenti, cercate almeno di essere puliti intellettualmente. Questa è pulizia mentale, questa è igiene mentale. Poi le conseguenze pratiche io non le so. Ciascuno, perlomeno, esca dalla aporia, esca dalla contraddizione, perché è solo apparente. La pulizia mentale esige non l'invenzione fantasmatica di un altro, come hanno fatto i nostri antenati. Non c'è bisogno di inventare questa roba qua si dimostra. Poi la si ricamerà con la fantasia. E ognuno
si farà la sua. Io a volte in classe mi accorgo che ci sono dei ragazzi che credono che la geometria sia verità, che il triangolo ci sia, quello di Euclide che ci sia, che la sfera ci sia, che il parallelepipedo ci sia, non ci sono proprio, se non come enti razionali. Questo non è un ente razionale. Certo, è colto con la ragione, ma la realtà che è colta con la ragione aggredisce questa realtà che comunque ti sfugge perché è trascendente, come ti sfugge la causalità di chi è il responsabile dell'apertura della porta. Fatti vostri, però se ci volete coinvolgere con delle domande, io vi rispondo volentieri.